Reinventare l'istruzione. Learning World, in associazione con WISE, un'iniziativa di Qatar Foundation. Si può imparare qualcosa ascoltando la gente che parla delle proprie esperienze? E se si tratta di tragedie, quale contributo possono darci? Vi faremo vedere in che modo alcuni progetti hanno riunito sopravvissuti e testimoni in alcune scuole per parlare delle esperienze che hanno vissuto in prima persona. Nanette Koenig, Reza Degati e Rita Borsellino raccontano le loro storie. Nella memoria di Nanette Koenig, i ricordi degli anni in cui era giovane sono ancora molto forti e presenti. Non sono tutti belli perché Nanette è una sopravvissuta all'Olocausto. Ma perché mantiene vivo il passato visitando le scuole e parlando ai ragazzi di quello che ha vissuto? Perché spera che dalle proprie esperienze essi possano imparare qualcosa. In questo servizio vi raccontiamo la sua storia. Gli occhi di Nanette si spalancano davanti al suo archivio personale, alla stella di David e ad alcune vecchie foto. Il passato è ancora scolpito nella memoria di questa signora olandese di 82 anni. Era amica di Anna Frank, la ragazza ebrea diventata famosa in tutto il mondo per il suo diario. Nanette è stata anche l'ultima persona a vederla viva nel 1945 nel campo di concentramento di Bergen-Belsen, poco prima della sua morte. Foi uma coisa horrorosa perché ela tava. È stato davvero spaventoso perché era completamente debilitata. Praticamente non era pelle e ossa. Até hoje não sei como nós. Ancora oggi mi domando come abbiano fatto a riconoscere gli scheletri. Oggi Nanette parla del proprio passato alle nuove generazioni. Visita regolarmente le scuole per raccontare la propria storia e diffondere un messaggio di pace universale. Il fatto di essere sopravvissuta e non so davvero come sia potuto accadere mi obbliga a una missione: divulgare quanto successo. Il messaggio è che i giovani devono essere cittadini responsabili nei paesi in cui vivono e sapere quello che succede intorno a loro per evitare che si ripeta un altro olocausto. La scuola Germinare a San Paolo è aperta agli studenti poveri, ma intellettualmente dotati. Qui leader o figure importanti raccontano regolarmente la propria esperienza. E qui il messaggio di Nanette lascia un segno. La sua storia ci è piaciuta davvero, perché ha lieto fine. È riuscita a sopravvivere a una cosa così orribile. Penso che la sua sia stata una vittoria e che lei rappresenti per tutti noi un nuovo modo di vedere la vita. Facendo il paragone con quello che ha vissuto, possiamo capire quanto la vita sia preziosa. Gli studenti sono in grado di cambiare il loro presente solo se conoscono il passato. Quindi la storia dell'Olocausto per loro rappresenta un modo di modificare il proprio presente, ma anche il loro futuro. Nanette parla lentamente e gli studenti la ascoltano senza proferire parola. La storia di Anna Frank è un po' anche la sua, il suo messaggio di pace che porta di scuola in scuola, sfida la storia e l'oblio. La sofferenza umana non è facile da dimenticare, le foto che la ritraggono possono cristallizzare un'esperienza per tutta la vita. Reza Degati è un famoso fotografo iraniano che ha lavorato in alcune zone di guerra, teatro dei conflitti più aspri di tutto il mondo. Armato della propria macchina fotografica, Reza parla del cosiddetto fotogiornalismo responsabile con gli studenti di una scuola. Qui al liceo Bonaparte di Doha, in Qatar, gli studenti stanno imparando una lezione importante. La fotografia può cambiare il mondo. L'arte visiva è la soluzione. Tra le mie foto più famose c'è questo ritratto del comandante Massoud. Ci sono persone che riescono a cambiare completamente il corso della storia. È una ragazzina che vive in un villaggio chiamato Tora Bora, in Afghanistan. È il villaggio più bombardato di tutta la storia afghana. Dopo aver passato 30 anni in zone di guerra, di conflitti e nei campi profughi, ho visto tutti gli abusi commessi contro l'infanzia. Quindi cominciamo dai bambini, educhiamoli per avere un mondo migliore.
Prima della visita di Reza, gli studenti del liceo Bonaparte hanno visto Hope, una retrospettiva fotografica ospitata sul lungomare di Doha. Tema della mostra di 80 fotografie, la gioia e il dolore della gente che vive in mezzo a conflitti e contrasti. Un'altra foto che volevo mostrarvi ritrae un uomo di 75 anni in Baluchistan. Sapete dove si trova? Molto bene, è una regione politicamente suddivisa tra Iran, Pakistan e Afghanistan. Soprattutto per gli studenti che hanno la maturità quest'anno e che si preparano agli studi, è interessante conoscere il fotogiornalismo e capire in cosa consiste la carriera di un fotogiornalista. Dopo aver visto le conferenze di Reza, la studentessa Malak Saad dice che gli piacerebbe intraprendere in futuro quel tipo di carriera. Mi ha insegnato che la fotografia può essere un mezzo geniale per far passare un messaggio, per far aprire gli occhi al mondo. Forse adesso, dopo aver visto coi propri occhi quanto potere hanno le fotografie, gli studenti del liceo Bonaparte ricorderanno a lungo la lezione di Reza. In Italia la guerra contro la mafia è costata la vita al giudice Paolo Borsellino. In che modo la gente può trasformare ricordi dolorosi in strumenti utili per il cambiamento? Giustizia, legalità e pace per Rita Borsellino rappresentano una speranza per vincere la battaglia contro la criminalità organizzata. Era qualcosa che ci aspettavamo da un momento all'altro. Mi sono rimaste attaccate addosso le sensazioni, soprattutto il fumo, l'odore, i rumori, le pale dell'elicottero. Ecco, quell'immagine di devastazione, che era un po' la devastazione che io provavo dentro di me. Pensavo che non ci fosse più nulla dopo. Era il 19 luglio 1992. Un'auto con 100 kg di tritolo a bordo esplose in via D'Amelio a Palermo al passaggio di Borsellino, meno di due mesi dopo la strage di Capaci in cui perse la vita Giovanni Falcone. 20 anni dopo, nessuno in Italia può dimenticare quel giorno, a cominciare dalla sorella di Paolo Borsellino, Rita. Questo è il villaggio di Catena Nuova, si trova vicino a Catania, nel cuore della Sicilia. Giuliana Galeo è una studentessa della scuola Enrico Fermi, un istituto che si erge a roccaforte della legalità. È qui che Rita Borsellino, oggi parlamentare europea, sta per tenere un'importante lezione. Spero almeno che sarà un esempio questo incontro, perché così poi noi potremo continuare nella vita, nella strada della legalità. Essere un bastione della legalità penso che significhi dare l'esempio, essere un esempio di vita positiva. Rita Borsellino ha trasformato il proprio dolore in speranza per il futuro. Cerca quotidianamente di insegnare l'importanza della legalità visitando le scuole, meglio se in Sicilia, l'isola in cui il fratello è stato ucciso dalla mafia. Nelle scuole io lascio un messaggio importante, soprattutto raccolgo un messaggio importante, che è quello della memoria. Ricordo è qualcosa che si cristallizza nel momento in cui è avvenuto, la data, la circostanza, il luogo, e finisce lì. La memoria invece significa elaborare questo ricordo e soprattutto proiettarlo nel futuro per farlo diventare effettivamente futuro. Dall'anno scorso la scuola sta dando sempre più spazio all'insegnamento dei diritti umani. Giuseppe, uno studente, spiega: spero che rimanga proprio il significato di legalità, di combattere contro la mafia e dire no proprio alla mafia. La lezione è finita. 20 anni dopo le stragi di Capaci e Via D'Amelio, Cosa Nostra esiste ancora, ma Rita è fiduciosa sul fatto che un giorno essa verrà sconfitta. Giovanni Falcone diceva che è un fenomeno umano che come tale inizia ma poi finisce, e se lo diceva Giovanni Falcone non possiamo che crederci. Se vi è capitato di vivere tragedie simili, pensate che da esse si possa imparare qualcosa di positivo? Non esitate a renderci partecipi delle vostre idee sulle pagine dei social network. Spero che il programma vi sia piaciuto. Un saluto da tutto il team di Learning World.
Learning World, in associazione con WISE, un'iniziativa di Qatar Foundation.